Poli opposti in compagnia del regista, ovvero Max Croci, e poi di Grazia Schiavi e Anna Safroncic, che siete due donne niente male nel film. Grazie, cara. Devo dire che un po' tutte le donne ogni tanto sperano di essere, di avere quella puntina, no, di cattiveria e di determinazione. Intanto vorrei iniziare da Max e chiedere come è stato approcciarsi a questa commedia, visto che comunque non la stavi scrivendo. Esatto, non l'ho scritta, però è come in qualche modo se avessi collaborato alla scrittura, nel senso che è il film che veramente avrei voluto portare sugli schermi come opera prima. È una commedia brillante, una storia d'amore dal sapore un po' retro, visto che sono cresciuto con quel tipo di cinema che ho sempre amato. E la gioia di prendere questi elementi, questi ingredienti, shakerarli per poter proporre oggi una commedia romantica. Quindi è stato un bellissimo viaggio, aiutato in questo da una solida sceneggiatura e da un cast eccezionale. Qual era la tua commedia preferita con Cary Grant? Ah, ce ne sono tantissime. Pensando ai Poli opposti, mi viene in mente La signora del venerdì di Howard Hawks con Cary Grant opposto a Rosalind Russell. Due attori strepitosi, fanno veramente i fuochi d'artificio. E invece sul set c'è stato un momento particolare che ti è rimasto impresso? Allora, il primo giorno, devo dire, con il primo Chuck, la prima, cioè proprio quello è una cosa che ti segna, credo, per tutta la vita, perché dopo anni di cortometraggi, di esperienze in pubblicità, un po' in televisione, però il sogno di fare il lungometraggio, arrivi finalmente a battere il primo Chuck. Ed eravamo a Fiumicino in una giornata di fine ottobre e quel momento me lo ricorderò veramente per tutta la vita, ma tutto il film in realtà. Invece adesso passerei alle due bellissime donne che sono al tuo fianco. Grazia, tu fai Carolina, che è una donna che prende ciò che vuole. Ecco. Quanto c'è di te in questo personaggio? Pochissimo. Come è stato? Pochissimo, dico purtroppo, perché io da piccolina ho avuto questa educazione un po', ma sì, devi farti corteggiare, la donna non deve mai corteggiare, quindi molto, molto retro. E quindi è stato affascinante approcciare un personaggio così distante, credo che sia poi quello che tutti gli attori vogliono, no? Interpretare qualcosa che forse ci ricorda anche che dovremmo, non dico essere aggressive, non dico di essere delle stalker, ma avere fiducia. Credo che la donna oggi debba avere più fiducia in se stessa ed essere più cosciente delle proprie potenzialità, del proprio valore, in modo anche da non permettere certi, cioè non lasciarsi fare anche del male delle volte, perché questa è una storia molto bella di poli opposti che si attraggono e finisce tutto veramente molto bene, però a volte i poli opposti invece nella vita possono anche coincidere con qualcosa che non va poi così bene, no? Per cui io dico sì, questi poi sono personaggi che ci ricordano anche che nella vita noi performiamo dei ruoli e che a volte i nostri bisogni d'amore, i nostri vuoti dell'anima sono talmente grandi, talmente incolmabili che ci spingono anche e ci tradiscono il nostro vissuto e alla fine quello che vogliamo si sgretola così in niente. Per cui bellissima opportunità lavorare con Max, lavorare con questo cast meraviglioso, una commedia, dico, da vedere perché è romantica, quindi abbiamo bisogno di romanticismo, dobbiamo ricordarci in fondo abbiamo bisogno di amore, non soltanto di graffi sul cuore, ma anche di carezze. Anna, pure tu comunque sei meno cattiva del personaggio di Carolina, però comunque sia sei determinata, tu vuoi delle cose. E quelle sono? Sono in questo film, sono una donna completamente opposta a me, perché sono una donna egoista, una donna logorroica, una donna che vede soltanto se stessa e i propri bisogni. Quindi ho un po' incarnato lo stereotipo di tante mogli che vengono lasciate, e secondo me anche giustamente. Quindi, sai, ognuno, sì, perché poi alla fine ognuno dovrebbe prendersi le proprie responsabilità. E la responsabilità, secondo me, di ogni persona, uomo o donna che sia, è quella di ascoltare l'altro, è quella di cercare di portare il sorriso all'altra persona. Mentre oggi c'è tanto egoismo, e in tutto questo egoismo alla fine ci si perde. Tu hai tirato uno schiaffone a Luca Argentero. Non l'ho visto. Sì. Com'era questo schiaffo? Era vero? Beh, no, era vero. Diciamo che dopo ogni Chuck andavo da Luca e gli facevo tutto bene.
Quindi è stato carino, mi preoccupavo però, perché poi alla fine uno si immedesima e... L'ho sopportato. La piccola rivincita. No? Un'altra curiosità invece era questa, siccome si parla di San Valentino e quindi di cosa vuole l'uno, cosa vuole l'altro, come vedono, voi come vedete ognuno di voi il vostro San Valentino? Cioè, San Valentino secondo me dovrebbe essere tutti i giorni, non dovrebbe essere soltanto il giorno di San Valentino. Un amore secondo me va coltivato ed è una cosa quotidiana. È come la felicità, per me è un modo di essere, un modo di vivere, non è un raggiungimento. Quindi San Valentino, tutti i giorni. Per conquistare Anna sapete cosa dovete fare. Ma San Valentino, una cena con tanti cuori, una bella torta, insomma un disegno culinario che ricordi quanto amiamo la persona che abbiamo accanto, o un bel viaggio, non saprei, perché io poi sono una del momento così, però l'idea di una cenetta romantica non mi dispiace. Quindi il romanticismo, quello vero, delle cose semplici. Sì, non troppo sdolcinato, perché però se no te stroppia, però quelle carinerie, fare una cosa che all'altro sai che possa piacere, in fondo giocare su quei lati di affinità, perché poi dico anche io per esempio tendo ai poli opposti in un modo o nell'altro, ho sempre avuto questa tendenza. Quindi invece cercare dei punti di contatto è importante, smussare laddove è possibile, credo che sia sempre andare verso l'altro, cioè avere una capacità anche di tolleranza, quello è quello che ci permette anche di costruire dei rapporti, perché poi i rapporti così di consumo non sono mai secondo me interessanti. Max, tu, dal punto di vista tuo? Un bacio sotto la pioggia. Oh, super romantico. Beh, come Audrey Hepburn. Vedi, non poteva Audrey Hepburn. Da solo. Capite perché però questo film è da andare a vedere? Non l'hai dato tu, però sei riuscita a realizzarlo nel film. Sì, sono riuscita a realizzarlo, infatti. Bello, un bacio sotto la pioggia. Ci mancano queste cose. Diciamolo. Da questa frase puoi capire perché bisogna andare a vedere questo film. Poli opposti va visto perché Max Croci è la persona più romantica che noi conosciamo. Abbiamo bisogno di amore, di essere amati e di amare. Ricordiamocelo sempre perché è fondamentale, non vergogniamoci di questo. Perché altrimenti si rischia di fare delle cavolate, come il mio personaggio. Che travisa. Grazie mille per essere stati con me. Grazie mille. Grazie.